Tra le molte apparizioni della Celeste Signora, ricordiamo quella avvenuta alla Salette, il 19 settembre del 1846. La strada nazionale francese numero 85, che parte da Nizza e raggiunge Grenoble, è costellata di aquile imperiali. È la strada percorsa da Napoleone nel suo trionfale ed effimero ritorno dall'esilio dell'isola d'Elba. 40 chilometri dopo, Gap, e 68 prima di Grenoble, la strada attraversa un piccolo borgo montano, Corp, dominato dall'imponente mole del Monte Aubu. A est di Corp inizia una vallata in continua salita. Dopo 3 chilometri di aspre gole, la vallata si apre ad anfiteatro e si scorgono alcuni minuscoli grappoli di case isolate e semidiroccate. È un agglomerato centrale più grande, raccolto attorno alla chiesa e al suo campanile. A 1140 metri è il villaggio di La Salette. Sui pascoli estivi che dominano il villaggio, accanto a una piccola fontana che serviva da punto di riferimento ai pastori e alle loro piccole mandrie, in un grandioso scenario di montagna a perdita d'occhio, i picchi nevati di verdi pendii, di nereggiare, di abetaie e faggeti, il 19 settembre 1846, la Madre di Dio apparve a due pastorelli nativi di Cor, Melania Calvà, di 14 anni, e Massimino Giraud, di 11. La mattina di quel sabato 19 settembre 1846 trova i due ragazzi sul piccolo pianoro del Monte Planot, sopra il villaggio, con 8 mucche, una capretta e il cane di Massimino. La giornata è splendida. Sul mezzogiorno fanno abbeverare le bestie e consumano il loro frugale pasto vicino alla cosiddetta fontana degli uomini. A poco li investe un senso di sonnolenza, stranissima per le loro abitudini. Si ristendono sull'erba e si addormentano profondamente. La prima a risvegliarsi è Melania. Non scorgendo le mucche, si allarma. Una disgrazia può capitare presto fra quei dirupi. Sveglia Massimino ed entrambi arrancano di corsa verso il vicino collicello che domina l'altopiano. Ma le mucche sono sdraiate pacificamente sui fianchi del vicino monte Gargar. Rassicurati da questa vista, Melania, per prima, decide di scendere verso il valoncello per recuperare il tascapane, ma percorsi pochi metri si arresta, come paralizzata dalla sorpresa. Laggiù, in mezzo alla piccola conca verde, sfavilla un globo di luce più abbagliante del sole. Il valloncello è diventato una laguna di luce dai riverberi accecanti. Il globo di luce comincia a girare sempre più vorticosamente, aumenta di volume, si apre. Al centro appare una donna, seduta su un masso, i gomiti appoggiati sulle ginocchia, il viso nascosto fra le mani, nell'attitudine di chi piange sconsolatamente. Ed è proprio così, poiché la sentono singhiozzare. Attenuata un po' la paura, i due pastorelli tuttavia non osano fare un passo. La donna si alza lentamente in piedi. È alta, bellissima, ma il suo volto è pieno di afflizione. Sembra carica di tanti dolori. La signora gli dice di non avere timore e gli comunica di essere lì per annunciare loro un grande messaggio e muove alcuni passi verso di loro. Mai udita una voce così invitante, così carezzevole, dolce come una musica, dirà poi Massimino. Ora ogni timore è svanito e si precipitano accanto alla visione, così vicini che nessuno sarebbe potuto passare fra di loro. È bellissima la bella signora, la chiameranno sempre i due veggenti, e così la ricorderanno per tutta la vita con rimpianto più struggente. È di alta statura, maestosa, veste l'abito delle mamme del villaggio, ma candido e scintillante di pagliuzze dorate. Una cuffia sul capo, un abito scende fino ai piedi, uno scialle sulle spalle e un grembiule annodato. Ma la cuffia è ornata di rose, così pure l'orlo dello scialle,
e i contorni delle calzature. Dalle rose della fronte emanano raggi luminosissimi che formano uno splendido regale diadema. Accanto alle rose dello scialle è ben visibile una pesante catena. A una catena più piccola che le scende dal collo è appeso un grande crocifisso, luminosissimo. Sembra un piccolo sole nel globo di una luce abbagliante che avvolge la signora. Sui bracci della croce un mantello e delle tenaglie. La bella signora, lievemente chinata verso i due ragazzi, comincia a parlare, ma i suoi occhi continuano a versare lacrime. Come piangeva, dirà Melania. Dai suoi occhi le lacrime colavano e colavano, e pianse fino al termine del suo discorso. Avvicinatevi, figli miei, non abbiate timore. Sono qui per annunciarvi un grande messaggio. Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta a lasciare libero il braccio di mio figlio. Esso è così forte e così pesante che non posso più trattenerlo. Da quanto tempo soffro per voi? Se voglio che mio figlio non vi abbandoni, mi è stato affidato il compito di pregarlo continuamente per voi. Voi non ci avete fatto caso. Per quanto pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono presa per voi. Vi ho dato 6 giorni per lavorare. Mi sono riservato il 7° e non me lo volete concedere. È questo che appesantisce tanto il braccio di mio figlio. Coloro che guidano i carri non sanno imprecare senza usare il nome di mio figlio. Queste sono le due cose che appesantiscono tanto il braccio di mio figlio. Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra. Ve l'ho mostrato l'anno passato con le patate. Voi non ci avete fatto caso. Anzi, quando ne trovavate di guaste, bestemmiavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e quest'anno per Natale non ve ne saranno più. Se avete il grano, non seminatelo. Quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che verrà cadrà in polvere quando lo batterete. Sopraggiungerà una grande carestia. Prima di essa i bambini al di sotto dei 7 anni saranno colpiti da tremito e morranno tra le braccia di coloro che li terranno. Le noci si guasteranno e l'uva marcirà. E voi non ci fate caso. La bella signora continua a parlare, ma è solo Massimino che la sente. Poco dopo, solo Melania sarà in grado di sentirla. Sono i segreti della saletta che più tardi i ragazzi, appresa la scrittura, stenderanno separatamente e sigilleranno loro stessi per essere portati a Pio IX. Il Papa, nel leggerli, dimostrerà forte preoccupazione e serenità allo stesso tempo. Mai resi pubblici, sono tuttora custoditi nell'archivio del Vaticano. Poi, entrambi i ragazzi sentono ancora le sue parole. Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sarò obbligata a lasciare libera la mano di mio figlio. Se il raccolto si rovina, la colpa è vostra. Ci sarà una grande fame. Prima che la fame venga, i bambini al di sotto dei 7 anni saranno presi da tremiti e morranno nelle mani di quelli che li terranno. I preti, ministri di mio figlio, per la loro vita malvagia, per la loro irriverenza, per la loro empietà nel celebrare i santi misteri, per l'amore del denaro,
dell'onore, dei piaceri, sono diventati delle cloache di impurità. Guai ai preti e alle persone consacrate a Dio, che per la loro infedeltà e per la loro vita malvagia crocifiggono di nuovo mio figlio. Dio è sul punto di punire in modo esemplare. Guai agli abitanti della terra. Dio si alleggerirà della sua collera e nessuno potrà sottrarsi a tanti mali riuniti. Dio permetterà all'antico serpente di mettere la divisione tra i regnanti. In ogni società e in ogni famiglia si soffriranno pene fisiche e morali. Dio abbandonerà gli uomini a loro stessi ed invierà dei castighi. La società è alla vigilia dei terribili flagelli. Nell'anno 1864 Lucifero sarà slegato dall'inferno, assieme ad un grande numero di demoni, ed essi aboliranno la fede anche alle persone consacrate a Dio. Tutto si crederà perduto e non si sentiranno che rumori di armi e bestemmie. I giusti soffriranno molto. La terra sarà colpita da ogni sorta di piaghe. Ci saranno guerre fino a che verrà l'ultima, che sarà voluta dai 10 re dell'Anticristo. Questi re avranno tutti uno stesso fine e saranno i soli a governare il mondo. Prima che ciò avvenga nel mondo ci sarà una falsa pace. Non si penserà che a divertirsi. La natura domanda vendetta per gli uomini ed essa freme di spavento per quello che dovrà accadere alla terra. Trema, terra, e tremate voi che professate di servire Gesù Cristo. Sarà dunque quel tempo che l'Anticristo nascerà. Le stagioni saranno cambiate, la terra non produrrà che frutti cattivi, gli astri cambieranno il loro movimento regolare, la luna non rifletterà più che una pallida luce rossastra. L'acqua e il fuoco daranno alla terra un movimento convulso e degli orribili terremoti distruggeranno tutto. Roma perderà la fede e diventerà il seggio dell'Anticristo. Dio avrà cura dei suoi servitori e degli uomini di buona volontà. Chiamo gli apostoli degli ultimi tempi, i fedeli discepoli di Cristo, che hanno vissuto nel disprezzo del mondo e di se stessi. È tempo che escano a rischiarare la terra. Andate e mostratevi come miei figli diletti. Combattete, figli della luce. Voi, piccolo nucleo che vedete. Ecco il tempo dei tempi e la fine di tutto, ma ecco Enoch ed Elia, riempiti dallo Spirito di Dio. Essi predicheranno con lo Spirito di Dio e molti uomini di buona volontà crederanno in Lui e saranno consolati. Essi condanneranno gli errori diabolici dell'Anticristo. Guai agli abitanti della terra. Ci saranno guerre sanguinarie, fame, peste e malattie contagiose. Ci saranno piogge e tempeste spaventose, terremoti che inghiottiranno le nazioni. Il sangue scorrerà da tutte le parti. Enoch ed Elia saranno messi a morte. Roma pagana sparirà. Il fuoco cadrà dal cielo su 3 città. Tutta la terra sarà scossa dal terrore. Il sole si oscurerà. Ecco la bestia coi suoi seguaci si eleverà con orgoglio nell'aria per andare fino al cielo, ma sarà soffocata dal soffio di San Michele, arcangelo. Il re delle tenebre cadrà. Allora l'acqua ed il fuoco purificheranno la terra. Tutto sarà rinnovato. Figli miei, voi farete conoscere tutto questo al mio popolo. La bella signora, fino ad allora immobile, accenna a muoversi verso Massimino, che si ritrae. Attraversa il ruscello